Christmas. No, non era questa l'intro forse. Bene ragazzi, sono Flayne e bentornati, siamo qui oggi ragazzi di nuovo su Minecraft Pocket Edition. Perché ragazzi, ho un'altra nuova e fighissima mod da farvi vedere, ovvero la mod delle spade forti, più forti, più forti ancora delle spade forti. Una mod che poi non è una mod ragazzi, ma è un command block, e ci permette di avere veramente degli incantesimi nelle armi che sono veramente un qualcosa di pazzesco ragazzi. Ma prima di cominciare, prima di andare insomma a scoprire quali sono le figate che contiene questa mod, io vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su ragazzi, prima di arrivare a 6500 per questo video. E appunto ragazzi, al raggiungimento di questa cifra mi piaciosa, diciamo così insomma, ci sarà appunto un prossimo episodio di Minecraft Pocket Edition. Mi piace ragazzi, che non dovete lasciare in modo normale, perché subentra la like challenge. Devo smettere di gesticolare come un demente ragazzi, appunto subentra la like challenge. E mi piace quest'oggi tutto riuscire a metterlo, visto che ragazzi che ieri l'avete messo con le scarpe, quest'oggi ragazzi potreste metterlo con i calzini. Quindi ragazzi, oggi un bel like con i calzini. Una volta fatto ciò, commentatemi qua sotto con scritto calzini al metro quadrato. Ho cambiato anche ragazzi emulatore, spero che funzioni bene. Beh, lo scopriremo insieme, scopriremo se mi incazzerò in live come una bestia oppure andrà tutto come piace a mia madre. Dunque Ombres, allora no, fermati, ok. Ah, tra l'altro ragazzi, ho anche distrutto il mouse per l'ennesima volta, quindi va male, ve lo dico subito. Per appunto ottenere gli item ragazzi, si preme questo bottone e se andiamo nell'inventario abbiamo 7 stelle nel Nether ragazzi, che appunto ci serviranno per l'incantamento. E per attivare tutta sta baracca ragazzi basta premere questo interruttore. Ragazzi, direte, cos'è questo magic dropper? Cos'è, tipo la scatola di Babbo Natale che contiene la droga? No, no, raga, non contiene nessun stupefacente. Per appunto ragazzi, incantare le nostre armi dovremmo metterle nel dropper assieme a una stella del Nether. Per appunto ne basta una ragazzi, con una sola possiamo fare un incantamento veramente OP. Una volta chiuso il dropper ragazzi, riapritelo e non succede un cazzo. Forse devo invertirli, raga, non mi ricordo, mi sembra di sì. Dopodiché apriamo il dropper ragazzi e voilà. E che incantamento raga, madonna santa, Chef Tony sarebbe orgoglioso di questa lama. Indistruttibilità 100, flagello degli antropodi 100 ragazzi, qua stermina morde di ragni, saccheggio 100, anatema 100 ragazzi, aspetto del fuoco 100, fiatezza 100 e contraccolpo 100. 132 danni per colpo ragazzi, e un colpo ci viene davvero, perché è una spada come piace a mia madre. Ovviamente dopo la spada possiamo incantare anche l'arco, e anche l'arco deve veramente essere qualcosa di devastante. Dopo casomai ragazzi spiediniamo qualche porcello o qualsiasi cosa troviamo in giro. Poteva mancare lei, la mistica zappa ragazzi, la cosa più OP di Minecraft. Con questo si governa il mondo, c'è poco da dire. E ovviamente ragazzi non c'è zappa senza pala, questa qua è veramente un qualcosa di pazzesco. Anche qui indistruttibilità 100, tocco di velluto, ok. Cioè se il badile ti arriva in faccia è proprio un tocco di velluto proprio fantastico, ti stacca i denti ma va bene. Fortuna 100, efficienza 100 ragazzi, tanta roba per questa pala. Farebbe l'invidia di qualsiasi minatore di Clash Royale. Damn, nigga. E come ultimo ragazzi abbiamo lui, il fottuto super piccone. Anche qua tocco di velluto, ti arriva una picconata in un occhio e tocco di velluto. Va bene ragazzi, insomma è roba delicata questa. Faccio mia colpa, avevo dimenticato l'ascia ragazzi. E anche qui ragazzi, la fottuta perfezione, nel caso volessimo, non lo so, improvvisarci foto di boss crayone di Clash Royale in giro per Minecraft, insomma ad accettare qualche villaggio, accettare qualche mob, roba del genere, qualcosa di veramente assurdo. Proveremo insomma gli item contro tutti i mob che ci capitano a tiro. Dopo ragazzi ci faremo anche una mini sopravvivenza di notte, faremo talmente tanti affettati che lo Chef Tony si inginocchia ragazzi e depone le sue armi. Buongiorno signor porcello, senta che bello, insomma che bella freccia. Perché non mi ha cotto la carne? Dai che palle, avevo anche tirato con il fuoco, volevo la carne maiale cotta, vabbè. Parla il rumano! No ma c'ha ragione lei signor lame, cioè io proprio sono indignato quanto lei verso l'aumento al banco del mercato delle patate. Cioè non dovevano farlo. Flame, perché non attacchi lame e tu attacchi le pecore? Sei razzista contro le pecore. Sì. Vabbè, prendiamo qualche, insomma, schifosissimo endermite. Le mettiamo un'altra qui. Madonna, quanto fate schifo. Dai che ce n'è una qui. Tomo, termite di sta minchia. Crepa, ok, è morto. Cos'è che zampilla nell'acqua? Ce n'è finito un altro qua, ragazzi. Allora, ne ho buttate 3. Adesso sembra che ce ne siano tipo 10. Ragazzi, abbiamo appurato che, insomma, l'arco funziona, ma anche l'accetta. Guardate che roba, ragazzi. Cioè, veramente a fetta legno come burro. Provarci una sopravvivenza così lampo per distruggere un po' tutto, partendo dal Nether, finendo, insomma, nell'endo. Anche, insomma, i tempi sott'acqua, ragazzi. Qua si fa un devasto assurdo queste armi. Con questo ragazzi ci potete zappar a vign tut quel che volete, ci viene fuori un camp del madonna. Matri. Vabbè, la zappa poi ragazzi alla fine è sempre la solita zappa, è solo figa perché insomma è fosforescente. E lo credo bene. Mentre la pala ragazzi, qua la pala, attenzione perché il minatore di Clash Royale potrebbe avanzare un'offerta dal gran, che figa. Guardate ragazzi che buchi, guardate che buchi, che roba che fa. Per quello che riguarda ragazzi il piccone, anche qui è qualcosa di veramente devastante, demolisce tutto ragazzi, ossidiana anche qui proprio al primo colpo, devasta ogni cosa, gran
gran piccone, ragazzi, niente da dire, c'è veramente un piccone con le contropalle e con le controossidiane. Guardate che roba, ragazzi, distrugge tutto, tutto burro, ragazzi. L'unica cosa che non ho ancora provato, ragazzi, è la spada. La spadina, dobbiamo ancora spadare qualcosa. Speravo spuntasse qualche scheletro, come al solito, da qualche tana, da qualche buco, non lo so, oppure qualche zombie avanzato dalla nottata. Non c'è, no. I zombie, ragazzi, se la tirano troppo, non c'è nessuno che si inzuppa nell'acqua, no. Rosso di sera, zombaglio si spera, ragazzi. Sta venendo, insomma, sta venendo buio. Il letto l'ho messo perché non si sa mai che venga ingroppato male. One eternity later. Mi è sembrato di vedere, ragazzi, un arciere e un creeper qua in mezzo alla foresta. Mi è sembrato, però qua non salta fuori nessuno. Dai, che palle, ragazzi, perché non si fanno vedere? Per favore, signor creeper, signor arciere, puoi uscire che devo provare la spada. Dai, non voglio provare su un pollo. Attenzione, ragazzi, c'è vita. Vita, insomma, per quanto possa essere vivo uno zombie. Comunque, buongiorno, signor zombie. Salve, vabbè, ha brustolito su. Subito, ragazzi, spada estremamente OP. Buongiorno, ecco. Proprio, ragazzi, amichevoli come un tappo di sughero. Se voi, ragazzi, provate a parlare con un tappo di sughero, dei due più amichevoli di questi tipi. Come vedete, appena provate a dirgli qualcosa scompaiono. Va bene, c'è qualcun altro che viene su di qua? No, non c'è nessuno, che palle. Andiamo a vedere, ragazzi, di solito se ne infila sempre qualcuno nell'acqua. Trovate sempre qualcuno che galleggia come i biscotti la mattina nel latte. C'è quel... sì, ce n'è uno qua, ragazzi. C'è proprio scontato al massimo. Buongiorno, signor zombie biscotto. Mi dispiace, però era variato. Zombie a ore 12, cioè a tribordo, cioè c'è uno zombie, ecco. Faceva anche piuttosto schifo. Sì che non è buona. Carne mia, carne bella, che mi fai venire la salmonella. Ragazzi, ci verrà un vermone intestinale. Sarà un cerbero, una roba del genere. C'è qualcuno di bello da affettare? C'è un creeper, che bello, che buongiorno, signor creeper. Proprio bello, salve anche lei, signor zombie. Mi scusi per non averla considerata. Un altro creeper, quanto siete bellini. Venga qua, signor creeper, è proprio bello. Ammazza il creeper per... Che puttana, raga, è vero che ho spaccato il mouse, raga, cioè clicca malissimo. Dato che quando mi incazzo lo sbatto come un disgraziato, l'ho praticamente aperto a metà. Buongiorno, signor zombie. E quindi clicca abbastanza male, raga. Qualcosa di veramente impossibile. C'è un altro qua in fondo, certamente. Salve, signor zombie. Buonasera, come sta? Tutto bene a casa? Qua c'è uno scheletronzo, ragazzi. Li odio gli scheletri, non li posso vedere. Perfetto, veramente. Gli scheletri, ragazzi, è una cosa che odio di più su Minecraft in assoluto. Le posso le benivoltro sopra questa collina o vengo arato? Spero di no. C'è un caprone. Buongiorno, signor caprone. Salve. Oh, che bel creeper. Buongiorno. Non affetta. Ho detto che devi affettare, mouse di merda. Non devo sbatterlo più. Minchia, siamo quasi morti. Oh, c'è un simpatico ragno, proprio simpatico come un dito nell'occhio, comunque. Signor ragno, dov'è? Buongiorno, salve. Non mi attacchi che poi mi ammazza, che ho solamente un cuore di vita, grazie mille. Allora, ragazzuoli, vediamo un attimo se c'è qualche altro mob qua in giro. Ah, c'è uno scheletro, proprio, buongiorno, con un buco, ragazzi, si infilano subito, c'è un Enderman là in fondo, perfetto. Signor Enderman, dovrei provare la spada, non voglio rompere le palle più di tanto. Però se mi fa la cortesia di venire qua, ecco, venga qua, un attimo, è molto gentile. Minchia quanti occhi che ha questo. Ovviamente, ragazzi, non possiamo, insomma, terminare un massacro serale senza una bella accettata qualche roba. Anche perché altrimenti il boschetto di Clash Royale non ci rivolge più la parola buongiorno. Ecco, che bel creeper. Buongiorno. No, no, ammazzalo. Quanto l'ho vista di merda, ragazzi. Porca tre mouse di... Ma no, ragazzi, seriamente, c'è il mouse che... Morto, dopo lo butto giù dalla finestra, c'è uno scheletro che ci spara via subito. Ok, ragazzi, c'è un bel creeper. Io direi che dopo di questo possiamo terminare tranquillamente anche questo episodio. Salve, signor creeper. Comparso. Era tipo il David Copperfield dei creeper, una roba del genere. Dai, ragazzi, facciamoci un giretto anche giù di qua a vedere se c'è rimasto qualcosina. Allora, lì non vedo pericolo, ragazzi, c'è un solo zombolo. Non vedo altri arcieri o altri simpatici creeper. Anche perché i creeper, ragazzi, potrebbero ucciderci, mi scusi. No, raga, non vedo il trimo. Facciamo una piccola perlustrazione qua attorno. Ma direi che ormai ho liberato tutta la zona. No, ho liberato la minchia, c'è ancora uno scheletro là in fondo. Signor scheletro, mi scusi per averlo dimenticato. Non volevo mancarle di rispetto. Venga qui, è proprio grazioso. Ma non c'avevo il letto, ragazzi, che è sparito. Non so, non l'ho visto. Venga qua, signor ragno. Ma manco visto. Però ho tocchi, almeno ne vedesse uno. C'era un Enderman che ne ha tipo persi 40, se vuole. E ragazzi, questa era la mod delle armi. Oh, ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Vi lascerò anche la mappa che trovate comunque sempre sotto in descrizione. Ora che ci penso, ragazzi, devo anche continuare la sopravvivenza. Che eravamo rimasti, che avevo trovato il villaggio. Il cavallo si era incastrato sotto terra, era morto. Poi ne ho preso, no, ne ho preso un altro forse, non mi ricordo. Ah sì, ragazzi, è vero, c'era il cavallo che non beccava i buchi. Non lasciando le stronzate, ragazzi. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, dite lasciare un bel mi piace, un commentino. Iscrivetevi al canale se volete, trovate Facebook o Instagram in descrizione nei commenti. Come al solito, ragazzi, che dire. È uscito un altro video alle 14 di Next. Quindi, ragazzi, nel caso non foste persi, trovate comunque il link qua sotto nei commenti. E che dire, qui da Flame è tutto. Saluta Noni. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.